Ok, vi voglio mostrare un nuovo, uno di nuovi perché non è proprio l'ultimo, della casa venezianico. E questo nereide carbonio, praticamente è i quadrante in carbonio e l'inserto ghiera in carbonio forgiato, praticamente è una tecnica tecnica aerospaziali un sistema di trattare il carbonio per i vari pezzi di aerei, loro hanno messo questo, praticamente, questo sistema sull'orologio. Molto, molto bello. Viene pressato ad altissima pressione e temperatura, viene costruito così. Alla differenza del carbonio che io ho un pannello qui di carbonio. Ho voluto sfruttare l'occasione. Questo è un carbonio che, come potete vedere, è un carbonio che si utilizza nelle normali cose. Questo è un nautico praticamente: questo è un carbonio nautico dedicato per le barche, qualche rifinitura, qualcosa nautica. Oppure anche qualche pezzo di moto parafanghi qualsiasi motivo che per alleggerire invece questo è un praticamente un carbonio forgiato viene chiamato forgiatura alta pressione e temperatura abbiamo ovviamente il quadrante spettacolare un orologio colore Gun Metal, colore cane fucile praticamente, come possiamo vedere spettacolare. Abbiamo le bisellature che sono gli smussi, come possiamo definirli, rispetto a uno degli ultimi, anche questo la differenza di qualche mese. Se andiamo a vedere la cassa è più grossa questa che questa loro hanno fatto differentemente molto veramente per il modello del calibro questo è un calibro eh, suo praticamente è stato costruito un calibro eh, dedicato a venezianico e questo è un calibro standard sv selita sv 200.1 se andiamo a vedere, il fondello è più basso rispetto a questo qui. Molto probabilmente per il tipo di calibro richiedeva spazi diversi, però lo spessore è sempre quello. La bisellatura è molto di più su carbonio, se andiamo a vedere l'hanno pronunciata un po' di più che dire anche la ghiera è stata ribassata se andiamo a vedere la ghiera è più bassa rispetto al, al cinturino che dire viene fornito anche questo con il bracciale Canova Go Metal praticamente vediamo se l'ottavo dalla scatola, eccolo qui, un metal, viene fornito che si può montare anche questo o il cinturino in gomma o il bracciale Canova, sempre in PVD. Questo è un PVD, è stato a tre un... la cassa in tre in PVD, lucidata, Visellature lucidate a specchio satinati i bordi la parte superiore, il fondello rappresenta il classico di disegno modernizzato perché da pochi mesi l'hanno rifatto. Il praticamente il sommergibile nel, rede. Ci sono, hanno messo anche dei pisciolini, qualcosa come potete vedere, la medusa, non vedo. Vabbè, ci sarà anche la medusa. Ok, qui abbiamo le diciture, calibro svizzero, 20 metri, E automatico. Vetro in zaffiro e veneziano con la dicitura. Fondello avvitato a 6 viti, molto bello. Corona a vite. Ovviamente, perché 20 metri di profondità, ovviamente ci deve essere un po' di impermeabilità. Abbiamo un fermo mic, ovviamente SV200.1, è un classico affidabile calibro, molto, molto bello. Quadrante, ripeto: quadrante e settogliera in carbonio forgiato una tecnologia avanzata ok vediamo vediamo a presto sul crono comparatore ok siamo al crono comparatore come possiamo vedere abbiamo un 28.800 alternanze un bit error di 0.1 un'altitudine di 293 88 e uno scarto al secondo P 14 12 in questo caso 12 14 più 12 14 vediamo se sì, 12 sì, più 12 secondi al giorno siamo dentro a un buon range. Ok andiamo alle conclusione, Ok siamo alle conclusioni, un orologio che si fa notare molto anche. Abbiamo il quadrante e l'inserto di ghiera in carbonio forgiato, molto bello. Abbiamo ok indici applicati, non direttamente su quadrante come potete vedere, ma su un anello che molto probabilmente è che non si poteva mettere più sui quadrati sul praticamente carbonio ok abbiamo una cassa 316 l in pvd gum metal un cinturino in gomma cauciu gomma più che altro gomma molto abbastanza morbida lei. Abbiamo le misure 42 mm di diametro, largo 49 e un 12 e mezzo mm di spessore. Molto contenuto. Person sondaive abbiamo la corona a vite con il logo in rilievo della croce. Qui abbiamo anche la fibbia. Fibbia con la croce di venezianico sempre in più di 316 che dire un orologio molto bello carino quel bracciale canova dà un altro fascino sembra un altro orologio le misure abbiamo dette adesso vediamo se è appena. si scala vediamo se il vetro è in zaffiro vediamo vetro e zaffiro non c'era dubbi venezianico è sempre puntuale sulle cose molto bello una novità di venezianico è sempre in evoluzione sembra sempre lo stesso lo stesso la stessa cassa invece è diversamente costruita rispetto, visto che ce l'ho qui, se andiamo a vedere, rispetto a un paio di mesi di differenza, eh. vedete tipo di cassa, preferisco questa perché più snella, più elegante, questo è un cinturino ceramica e tunestino. che non so se ho fatto la recensione questa, non vediamo, faremo. Allora, qui la conclusione è questa. Praticamente vediamo anche se c'è la fluorescenza. La fluorescenza c'è anche il dot è triangolare, come possiamo vedere, molto elegante, bello. Più che elegante, è sportivo. Hanno saputo dare una sportività a questo orologio. Per me è promosso perché ho un Swiss Made, calibro Swiss Made ok ci vediamo al prossimo video